Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui. Invito i componenti della giuria a venire qui vicino a noi, i componenti della giuria devono essere qua. Come ho anticipato poc'anzi, siamo alla 40ª edizione della mostra del presepe. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo in più perché abbiamo ritenuto opportuno fare un pressing sui maestri ceramisti, sui nostri maestri in generale per partecipare a questa mostra, perché il 40esimo anno è un anno che va celebrato col massimo impegno da parte di Grottaglie, inaugurazione della 40ª mostra del presepe, rigorosamente in ceramica. Beh, ormai è una tradizione appunto che dura da 40 anni e sappiamo benissimo le tradizioni legate alla ceramica della cittadina, delle ceramiche appunto Grottaglie. Siamo in compagnia del sindaco Ciro Dalò e allora sindaco, una tradizione che si unisce al sentimento religioso. Sì, siamo quest'anno alla 40ª edizione di questa mostra e abbiamo avuto la fortuna di avere la partecipazione dei grandi maestri ceramisti della città di Grottaglie e non solo, ma i grandi maestri dei presepi hanno partecipato tutti. In più abbiamo anche la partecipazione di numerosi maestri da tutta Italia e quest'anno appunto per il tema la ceramica e il presepe nella tradizione è veramente un grande successo. Abbiamo portato all'attenzione il presepe monumentale del maestro Petraroli, il quale ci ha anche consegnato altri presepi che sono esposti in questa bellissima mostra insieme a tanti altri. Per cui siamo veramente fieri e orgogliosi di aver portato i grandi maestri a partecipare a questo bellissimo evento e che ha visto ovviamente tanta attenzione, una difficoltà di scelta nel primo premio perché l'imbarazzo della scelta, la difficoltà di scegliere perché ovviamente i parametri erano numerosi e quindi c'è il vincitore, ma lo diremo tra poco. Sì, veramente una grande qualità, una grande professionalità, ma veramente delle bellezze straordinarie. Bene, noi infatti abbiamo così beccato, tra virgolette, il sindaco nella parte diciamo precedente l'inaugurazione. Sindaco, è un momento certamente religioso, certamente legato alle tradizioni, ma è importante l'evento anche ai fini del marketing territoriale. Abbiamo visto la ceramica, questo rapporto indissolubile tra l'arte dei ceramisti e Grottaglie, lo abbiamo visto quest'estate con Mondi Altornianti e ora la 40ª edizione insieme poi della mostra del presepe, ovviamente insieme ad altri eventi proprio connessi legati alla ceramica. Sì, intanto abbiamo un bel cartellone per tutto il periodo natalizio nella città. Illustriamolo. Sì, ci saranno diverse date in cui verranno svolti eventi che spiegheremo nei prossimi giorni. Sono ancora, diciamo, ecco, coperti dal segreto istruttorio. In itinere. No, sono già stati definiti, però faremo un evento di presentazione nei prossimi giorni. Marketing importantissimo perché con la mostra della ceramica mediterranea abbiamo avuto flussi importanti fino a novembre. A novembre abbiamo praticamente fatto il doppio delle presenze degli altri anni e adesso con il turismo religioso e appunto legato a quelle che sono le ricorrenze natalizie, tra cui questa mostra del presepe, siamo convinti che ci saranno tanti turisti che vorranno apprezzare questa grande capacità dei nostri maestri di realizzare queste opere d'arte. Tra l'altro volevo aggiungere che quest'anno ricorre il 20esimo anno del Museo della Ceramica, che ricorrerà il 22 di dicembre, quindi siamo nell'anno topico delle ricorrenze. L'anno della ceramica. L'anno della ceramica, esatto. Lì
L'inaugurazione della 40ª mostra del presepe di Grottaglie è allietata dalle dolci note, dalle rappresentazioni musicali dell'ensemble Ulala. E allora già il nome mi ha incuriosito, so che venite dalla provincia di Lecce, ecco le vostre caratteristiche musicali e poi anche, ripeto, la curiosità devo appagarla, perché questo nome? Allora, parto dall'ultima domanda. È un nome che abbiamo cercato di inventare, ecco, non ha un significato particolare se non quello di avere un suono il più nostrano possibile, nel senso che suonasse una lingua neolatina e che rappresentasse comunque il nostro Salento. Sì, il Salento il gruppo musicale, un gruppo musicale frizzante, abbastanza amalgamato. Tutte donne, noto. Tutte donne questa sera, però abbiamo anche un ensemble che si allarga anche con qualche uomo. Nella par condicio, non sì, fosse altro. Diciamo che quando siamo donne siamo abbastanza forti e risolute. Ecco. Il vostro genere musicale o i vostri generi musicali? Sì, ci piace sicuramente spaziare tra i generi moderni, un po' di swing, un po' di pop, un po' di soul. E questa sera ci divertiamo tantissimo con i tradizionali natalizi. Perché in effetti non solo si festeggiano i 40 anni di questa mostra, ma 40 anni della mostra del presepe a Grottaglie hanno dato il senso, ma soprattutto sono riusciti a caratterizzare nell'ambito soprattutto dell'area dell'Italia meridionale la grande valenza dell'arte del presepe a Grottaglie. In effetti questa mostra dedicata al presepe in ceramica è riuscita ad attestare con forza il ruolo di Grottaglie comparativo con il presepe in cartapesta leccese o ancora quello multimaterico napoletano. E Grottaglie si è caratterizzata proprio per questa antica arte. L'assessore Dubla, assessore comunale di Grottaglie alla cultura, che dire, la ceramica e cultura a Grottaglie, una iniziativa che ha una valenza culturale perché poi tradizioni e cultura sono un unicum. Certo, non a caso la mostra del presepe rientra nel nostro progetto culturale per cui abbiamo vinto un bando regionale con fondi europei che si intitola proprio Acqua e Terra, dove convergono tutte le linee principali della nostra impostazione del progetto culturale, e cioè innanzitutto la tradizione della ceramica che fa tutt'uno anche con la nostra genesi territoriale. Acqua e Terra non a caso perché la ceramica è forgiatura di acqua e terra, e anche Grottaglie si fonda sulle gravine che non sono altro che l'evoluzione geomorfologica della terra scavata dall'acqua. Quindi diciamo che questa mostra è un po' l'apice del progetto culturale, segna la fine dell'anno culturale perché comunque a Grottaglie la ceramica si coniuga con questa meravigliosa arte del presepe che vede diciamo, i nostri artigiani ceramisti impegnati da secoli in questa tradizione, e quest'anno come per la 40ª edizione abbiamo dedicato ai nostri ceramisti del passato un focus particolare, visto che i presepi di Grottaglie sono presenti in tutte le mostre non solo nazionali ma internazionali. Michele Parabita, presidente dell'Associazione Amici del Presepe di Taranto. Beh, con il suo occhio di esperto in ambito presepiale, il suo giudizio, le sue impressioni su queste opere. Sì, la mostra di Grottaglie della ceramica del presepe di Grottaglie non ha bisogno di presentazioni, in quanto io ho visitato tantissimi musei a livello nazionale e anche fuori dai confini nazionali, e vi posso dire che comunque la mostra di Grottaglie è unica nel suo genere, sia per la sua valenza artistica come messaggio e anche per catturare, diciamo, anche le tradizioni locali.
È stata dura la scelta, è quella che è il premio unico che noi abbiamo ritenuto opportuno di premiare. E ci ha dato una comune, diciamo, rappresentazione di tutti quanti, in maniera che ci ha riportato un po' dalle tradizioni dei nostri nonni, quindi dalle immagini bianco e nero, diciamo, ad oggi. Scoprire chi è il vincitore di questo premio unico, che quest'anno per la 40ª mostra abbiamo portato, dico anche c'è un valore maggiore economico, portato da 3.000 a 5.000, abbiamo fatto uno sforzo maggiore proprio per il 40esimo anno e con la speranza che per i prossimi anni possiamo mantenere ancora questo budget, però lo abbiamo fatto veramente credendo di, insomma, investire ancora il massimo per questa mostra. Professoressa, le lascio il microfono e le chiedo di leggere ovviamente il verbale e di consegnarci il vincitore. Oggi 7 dicembre 2019, eravamo ieri sera ovviamente, alle ore 17 nei locali del Castello Episcopio, destinati all'esposizione delle opere ammesse alla 40ª mostra del presepe, il presepe nella tradizione, si è riunita la giuria presieduta dal sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, e composta da Vincenzo Musardo Talò, storico e critico d'arte, Michele Parabita, presidente Associazione Italiana Amici del Presepe, Simone Mirto, società cooperativa Sistema del Museo, l'assessore alla cultura, Elisabetta Dubla. Prima di procedere all'analisi degli artistici manufatti ammessi alla 40ª mostra, la giuria ha individuato all'unanimità i seguenti criteri di valutazione, che per noi sono valsi quali principi da osservare in maniera veramente analitica e scientifica e rigorosa. Primo criterio di valutazione, aderenza al tema, il presepe nella tradizione. Secondo, perfezione tecnico-formale dell'elaborato materico. Terzo, capacità dell'elaborato di esprimere il messaggio valoriale del Natale. Dopo attenta analisi e valutazione di ogni singola opera presente nella rassegna espositiva, la giuria ha espresso plauso sincero per l'alta valenza artistica dei lavori, apprezzando l'impegno dei diversi autori, segno manifesto di una passione sempre viva per il modellato ceramico e di una indiscussa perizia tecnico-formale. Al termine si è quindi espressa proclamando all'unanimità l'opera Omaggio a Casa Peluso, quale vincitrice del premio unico della 40ª edizione della Mostra del Presepe, il cui autore artista è il professore Angelo Pio Desiati di Grottaglie. La professoressa Musardo Talò, storica e critica d'arte. Beh, il suo giudizio proprio tecnico nel suo intervento ha evidenziato l'alta qualità dei manufatti e l'imbarazzo della scelta, la difficoltà nell'individuare il vincitore. Allora, la connotazione fondamentale della mostra di questa sera è stata quella di vedere a confronto gli artisti più celebrati della città di Grottaglie. E guardi, questa non è una cosa nuova, cioè è una cosa nuova perché gli artisti grandi temono il confronto in questi eventi, partecipando sempre in genere fuori concorso. Quindi ecco, questa generosità nei confronti del proprio territorio e della tradizione del presepe è stata la nota più importante. È inutile dire che, essendo proprio grandi firme, tutte le opere risultino essere di una perfezione tecnico-formale, di un impianto ideativo veramente rispondente al tema del Natale
e ovviamente gli esiti della mostra sono questi. Daniela De Vincentis, dirigente del settore cultura del comune di Grottaglie. Noi vediamo una bellissima mostra, ma c'è tanto lavoro da parte dell'amministrazione comunale come soggetti politici istituzionali, ma anche e soprattutto il personale, la dirigenza si è data tanto da fare. Una azione, diciamo, all'unisono, che ha visto coinvolti tutti dai soggetti istituzionalmente preposti al mondo dell'associazionismo, a voi dirigenti, insomma, Grottaglie vince con la ceramica. Sì, sicuramente tutte le operazioni che oltretutto hanno un loro percorso storico e che si evolvono nel tempo hanno bisogno che le linee di indirizzo vengano seguite e osservate con attenzione da parte di tutti gli operatori del settore. E la mostra del presepe è sicuramente uno di questi casi, è una mostra che attesta la sua forza in un percorso solido e definito, ma che riesce, come in questa circostanza, come nella rassegna di quest'anno, a rinnovarsi e a fare tesoro della grande tradizione locale, ma come si diceva già nel corso della serata, riesce anche ad attestare la forza della qualità del presepe in ceramica grottagliese, che partecipa in una dinamica di più ampio respiro di tutta l'area meridionale, che è quella appunto della carta pesta leccese e del multimaterico napoletano. Professor Desiani, le lasciamo la parola per dire, insomma, due parole su questa... No. Vogliamo qualcosa di più di un grazie, il microfono. Io dedico questo premio a tutti i ceramisti del passato, che da piccolo ho conosciuto, li ho frequentati, mi hanno trasmesso quest'amore per l'arte del presepe. Spero che anche le nuove generazioni olgano questo e amino l'arte del presepe, non la snobbino, ma cerchino di portarla avanti con amore e con impegno, perché anche loro hanno tante, tante qualità. Beh, il momento più interessante, più bello di questo reportage è certamente parlare con l'autore, il vincitore di questa mostra. Parlo del professor Angelo Pio Desiati, una bellissima rappresentazione presepiale, ma io non sono un tecnico della materia, mi rivolgo al professore, ci illustri le caratteristiche. Le caratteristiche sono che ho voluto rappresentare il presepe dei nostri avi. Questi sono i pastori che facevano i ceramisti del passato, che io ho conosciuto da bambino. L'omaggio a Casa Peluso vuole dire ricordare questa persona che faceva pastori tutto l'anno, in modo così modesto, umile, ma che avevano una valenza poetica enorme per l'epoca. Riempivano tutto il mezzogiorno d'Italia con i pastori, mantenendo anche la famiglia. Io quello che ho voluto dire con questo presepe alle nuove generazioni, anche di ceramisti, di non dimenticare l'arte del presepe, di non snobbarla, ma di riprenderla, certamente cose nuove, ma sempre con un cuore antico. E purtroppo mio padre ha fatto ritardo, come al solito, e quindi ringrazio a nome suo per la menzione, e non so che aggiungere, sono contento perché comunque mio padre non partecipava da tanto, era tentennante fino alla fine se partecipare o meno
alla mostra. Mentre non lavorava tu c'eri? L'hai visto crescere questo presepe? Sì, e racconta qualcosa, e lavoriamo qualche insieme, dettaglio. I litigi li facciamo insieme, le gioie d'oro li vediamo insieme. Quindi, però l'ho visto nascere, quindi alla fine si è convinto, ha detto partecipa, l'ho visto molto motivato. È una cosa molto bella che molte persone che negli altri anni non partecipavano le ho visti tornare con molta... Al di là del premio, vedo che c'è un interesse proprio nel, come diceva il maestro, proprio per tornare verso la tradizione, una cosa importante. Grazie. Cosimo Manica, presidente dell'associazione Like Monteiasi. L'associazione ha voluto essere vicina a questa iniziativa proprio occupandosi della massima pubblicizzazione attraverso un reportage televisivo che sto realizzando. La vostra associazione da sempre vicina all'ambiente, da sempre vicina alla cultura, queste iniziative promuovono e arricchiscono il nostro territorio, un territorio che non deve essere, anzi non dovrebbe proprio essere Ilva. Perfetto, è vero. Like nasce come associazione ambientalista, ma un'attenzione particolare alla cultura e allo sviluppo della stessa per tutto il territorio provinciale. Non possiamo parlare di ambiente se all'interno non inseriamo il rispetto e la divulgazione delle nostre tradizioni. Grottaglie è un paese limitrofo a Monteiasi, quindi ci è venuta in mente questa idea, penso... molto caratteristica e particolare, che riguarda proprio la diffusione di questa attività che oggi traguarda il suo 40° anno. La mostra dei presepi di Grottaglie è diventata una realtà ormai storica e ci piace raccontare, oltre che la sua tradizione, la maestranza e la bravura degli artisti che si sono cimentati nella realizzazione di queste fantastiche opere. Sarà quindi compito della nostra associazione cercare di divulgare il tutto nel migliore dei modi, con l'idea e la speranza che possa essere d'esempio per lo sviluppo delle nostre tradizioni e del nostro fantastico territorio. Che dire, l'amministrazione è orgogliosa di questi risultati, soprattutto di questi grandi ritorni. Li abbiamo corteggiati, coltivati, lusingati anche, siamo proprio andati a corteggiarli di persona, perché la quarantesima edizione di questa mostra non poteva non parlare dei nostri grandi presepi che sono in giro in tutto il mondo, vincono i concorsi di presepi da tutte le parti d'Italia, quindi Grottaglie doveva necessariamente rendere omaggio ai nostri grandi presepisti. Per riprendere una... Simone Mirto, direttore della società cooperativa Sistema Museo, beh, avete dato una grandissima mano, imprescindibile appunto ai fini dell'organizzazione. Certo, questa era un'edizione importante della mostra della ceramica per la città di Grottaglie. Si giungeva alla 40ª edizione e quindi bisognava impegnarsi tutti il più possibile. Abbiamo supportato l'amministrazione in questo progetto ed abbiamo raccontato una storia natalizia, che è quella appunto della creazione di questo presepe monumentale, opera del maestro Leonardo Petraroli. In questo racconto siamo stati supportati da uno splendido reportage fotografico di Ciro 40, queste foto qui che vedete alle mie spalle, che raccontano tutte le fasi della creazione di questo presepe artistico. Quindi è stata realizzata una mostra nella mostra, quindi una mostra fotografica all'interno di una mostra dedicata al presepe in ceramica. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 18, mentre venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 22, sino al 6 gennaio. Bene, e allora non resta che rinnovare questo appuntamento. L'associazione Like Monteiasi ha voluto realizzare questo reportage proprio perché si tratta di una realtà che valorizza non solo il territorio grottagliese, ma è davvero un momento fondamentale, la punta di diamante appunto dell'arte nell'ambito della provincia ionica.